L'impressione non da oggi è che buona parte delle scritture, così come delle letture, quindi reading, di poesia siano semplicemente delle strutture che organizzano i buonismi, i diversi buonismi. Così l'implicito, il fantasma è che sono, siamo, e questa è la prima parte dell'implicito, cosa che assolutamente non è. E poi sono, siamo, virgolette, tutti, e poi ovviamente tra parentesi, quadre, il ruolo. Solitamente, almeno nel caso dei reading, il termine usato è poeta. Fra l'altro, tra gli elementi più bizzarri di questa prassi, c'è che siccome, come ognuno sa, tutto ciò che è reale è razionale, spesso le persone che intervengono in queste occasioni, in più applicano loro delle razionalizzazioni, parlano di quanto sta accadendo, di quanto è accaduto. Non narrativamente o narrativamente, ma in ogni caso articolando quanto è accaduto secondo una loro strana sintassi che fa tornare i conti. L'importante è arrivare sempre al sorriso conclusivo. Se manca il sorriso conclusivo, la serata, si dice, non è riuscita. Perché di solito queste cose succedono di sera.